Cari amici di Striscia, oggi siamo a Civitavecchia e vi parleremo di acqua potabile. Purtroppo però delle volte l'acqua potabile nelle case di queste persone non arriva. Ambra, ciao, tu sono 14 persone, ma parliamo all'incirca di 6.000 persone. Cosa succede? Mettiamo il fatto che a Civitavecchia, che tutto San Liborio, c'è una continua mancanza d'acqua. Il problema di San Liborio è che è a monte dell'ultima cisterna che è stata fatta da tanti anni. E col fatto che comunque adesso il quartiere è diventato ampio, non solo per le case popolari, ci sono anche i privati, il numero della gente è aumentato a dismisura, per cui la portata adesso è ovviamente inferiore alle aspettative della gente. E succede che nel periodo invernale, che poi fortunatamente questo che abbiamo trascorso d'inverno non è stato mai così pieno di piogge, nonostante tutto noi, come c'è, ci sono le prime gocce d'acqua, o ci chiudono l'acqua perché c'è la torbida, quindi fermano l'impianto, o perché inevitabilmente si rompe qualche tubatura. Tu parli in qualità di cittadino, o sei uno perché... No, ma volevo capire perché mi sapevi questa cosa. Poi il sindaco mi ha detto se vuole venire giù, già questa mattina... Civitavecchia. Questa mattina abbiamo avuto di nuovo l'ennesima sorpresa di Striscia la Notizia. Sempre questi sono sempre colpi bassi dati dalla politica per motivi della mancanza di acqua. E effettivamente io abito a San Liborio dal 2002 e c'è sempre stata mancanza d'acqua, però non è giustificabile questa cosa. Il servizio la gente lo paga, lo deve dare. Quello che vogliamo fare capire è che dal 2003 che le varie amministrazioni hanno dato il via ai lavori, non si capisce questi fondi, che poi erano i fondi versati da Enel alle varie amministrazioni, come venivano usati. Venivano usate attappando i buchi di bilancio dei vari bilanci comunali e quindi non si sono mai fatte queste opere. Il sindaco si è preso l'impegno che entro maggio quantomeno cerca di risolvere la situazione per ciò che concerne l'estate, mentre per l'inverno ha detto che sono dei lavori un po' più lunghi, però si è impegnato e con maggio ritorneremo con Striscia la Notizia.